Salve a tutti ragazzi e bentornati su Punto Mauflex. Oggi sono qui per presentarvi una nuova rubrica. Voglio chiamarla Fast Build, ovvero saranno tutti video di 5, massimo 6 minuti, dove io vi andrò ad elencare una serie di componenti in modo tale che voi possiate prenderne visione ed eventualmente ordinarli su Amazon, così da costruirvi facilmente la vostra build direttamente da casa. Ovviamente, al momento in cui vado a produrre questo video, la build esce 581 € per la precisione. Tuttavia, i prezzi di Amazon in questo preciso momento sono un po' più alti della media e sono variabili da ora in ora, quindi se è pur vero che oggi questa costa 580 €, domani potrebbe costare 600, 610, come potrebbe costare anche 550, quindi partiamo dal presupposto che questa è una build da 600 €. In questa build ovviamente non sono compresi monitor, mouse e tastiera, che si presume che uno abbia già. In ogni caso, partiamo subito, se no perdiamo tempo. Allora, come CPU ho scelto un Ryzen 5 1600AF. Come ho parlato già nel video precedente, è una CPU 6 core 12 thread, ha una frequenza di 3,2 GHz e in turbo boost arriva anche a 3,6. Se ben dissipato, inoltre, reggerà tranquillamente i 3.7 in automatico. È una CPU che si presta anche benissimo all'overclock, quindi nel caso in futuro ne abbiate necessità, sapete già che potete overclockarla abbastanza facilmente. È pur vero che in questo periodo ci sono i Ryzen 3 3300X, potete valutare anche quelli, che però in media questo 3300X costa tra i 25 e i 30 euro di più, perché in questo preciso momento storico è sovrapprezzato. È comunque una CPU ottima per il gaming, un po' meno per la produttività. Per questo ho inserito un Ryzen 5 1600AF che ha più core, più thread, permette eventualmente di elaborare video un po' più articolati o comunque permettere uno streaming ancora migliore per via dei molteplici core in più rispetto al 3300X, che comunque per giocare resta una scelta consigliatissima, una volta secondo me che sarà sotto i 120 €. Va bene, passiamo alla RAM. Qui ho scelto 16 giga di RAM semplici, quelle G-Skill a 3000 MHz. Sono due banchi da 8 giga e vanno benissimo per qualsiasi ambito. Ovviamente se il vostro budget è più alto potete valutare anche di acquistare le 3200 o le 3477, fate voi. Come scheda madre la mia scelta è ricaduta su una ASRock B450M HDV. Questa è una ASRock entry level, però bene o male ha tutto ciò che ci serve per supportare questa build, quindi la consiglio. Tra l'altro è una delle più economiche attualmente disponibili sul mercato, quindi dovevamo fare una build economica, la mia scelta è ricaduta su questa. Passiamo ora al disco rigido. Qui io ho scelto un SSD da 500 giga. Per la precisione, un Crucial BX500. Questo qua è un SSD di buona fattura che vi permetterà di installare quantomeno il sistema operativo e 3 o 4 titoli. Ma passiamo subito invece a un componente importante che è l'alimentatore. In questo preciso momento storico, gli alimentatori sono quasi tutti out of stock. O quelli che ci sono di buona qualità costano almeno 65-70 euro. A trovarli però, perché
quando questi vengono messi sul mercato, spariscono nel giro al massimo di qualche ora. Gli unici che sono effettivamente disponibili in quantità sufficiente sono i Cooler Master da 500 watt, i White versione 2, e in questa build ho messo quello da 500 watt, che è più che sufficiente per questa build. Questo alimentatore è un White 80 Plus White, che per una configurazione come la nostra, che il rilievo di massimo non dovrebbe consumare più 260-270 watt a pieno carico, è più che sufficiente, insomma. Comunque, poi come case ho scelto un economico. Purtroppo, come spesso dico, il case è una scelta personale, quindi scegliete voi. Io vi consiglio questo qua, che è un Techware Nexus M, che è già dotato delle ventole, di tre ventole da 12 centimetri, quindi non dovrete nemmeno spendere soldi eventualmente per le ventole. Inoltre ha il pannello laterale trasparente, probabilmente sarà in plexiglass, quindi non aspettatevi un prodotto di grande qualità. Se avete un po' più di budget, magari investite, che ne so, in un NZXT 510, perché si trova ormai tra i 75 e i 77 euro, e però parliamo proprio di una fascia decisamente superiore, e ovviamente le 30 euro di più le vale tutte, quindi regolatevi voi. Mi pare di aver detto tutto. Come pezzo conclusivo, ovviamente devo parlarvi della scheda video. Qui purtroppo la scelta è molto complessa. Per rientrare nel budget dei 600 euro, le scelte, diciamo, sono due: o la RX 580 o la 590. Perché scelgo ancora oggi queste schede video, che comunque sono vecchie? Primo motivo: sono da 8 giga. C'era un'altra alternativa da prendere, ovvero la 1650 Super, che è un'ottima GPU, però purtroppo ha solo 4 giga. Quindi in prospettiva futura è una GPU già vecchia. La RX 580 invece, questa qua che ho messo nella build, che è la XFX, nonostante non sia una delle migliori, ha già 8 giga e le performance sono pari a una 1650 Super. Quindi poi regolatevi voi. Ovviamente se volete una GPU Nvidia potete valutare tranquillamente la 1650 Super, oppure se avete un budget un po' più alto o la trovate in offerta, potete prendere la 1660, che comunque è un'ottima scheda. Niente ragazzi, qua io la chiudo. Sono durato più del mio limite, ma questo è il primo video della Fast Build di questa nuova mia serie, quindi era giusto che vi spiegassi un po' meglio la cosa. Se ci sono dubbi potete lasciarmi un commento giù nell'apposita sezione. Ovviamente vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto e a lasciare un like. Con questo vi saluto e vi auguro una buona serata. Alla prossima da Punto Mauflex. Ciao ciao!